Oggi vi voglio presentare una serie di canne inglesi in tre pezzi. E questa serie si chiama Finesse. È una serie di canne che abbiamo studiato eh, per pescare con, eh, galleggianti, eh, con, con grammature di galleggianti dai 4 ai 16 grammi. E soprattutto sono canne indicate per pescare con finali sottili e ami piccoli. Sono molto indicate per la pesca sia di carpe che di cavedani e quindi devono avere un'azione molto molto parabolica, soprattutto devono essere molto leggere. La serie è composta da quattro canne, due 3,90 e due 4,20. Le 3,90 hanno rispettivamente una potenza di lancio da 2 a 12, da 2 a 12 grammi una e 3,14 grammi quell'altra. Le 2,420 invece hanno una potenza di lancio da 3,14 grammi la prima e da 6 a 16 grammi la seconda. Queste canne le ho testate personalmente perché sono canne che devono avere delle caratteristiche ben precise e soprattutto non sono canne facili da costruire perché sono canne che devono avere nello stesso eh, contemporaneamente, devono avere una estrema precisione di lancio, perché spesso capita di dover pescare magari sulla riva opposta del fiume, del canale, soprattutto lanciando anche vicino del, della, della vegetazione. Cioè, quindi la, la, la precisione di lancio deve essere eh, millimetrica, e, ma nello stesso tempo deve essere una canna molto parabolica, molto morbida, perché spesso può capitare di doverla usare con monofili sottili e ami molto piccoli. E di conseguenza, per costruire questa serie di canne abbiamo utilizzato la miglior tecnologia possibile, la tecnologia dell'R18. L'R18 è un materiale che ci permette appunto di costruire questi attrezzi veramente di alta gamma e di conseguenza le abbiamo anche anellate con il prodotto migliore che potevamo avere. Infatti le abbiamo anellate con gli anelli Fuji Alconite.